Perché quando Sua Santità invita espressamente nel punto 56 dell'enciclica a stimolare, non posso non incoraggiare i filosofi, cristiani o meno, ad avere fiducia, cristiani o meno, e dice che è la fede che provoca la ragione di tutti, dei cristiani o meno, a uscire dall'isolamento, e la ragione tenta di uscire dall'isolamento, e poi dice la fede si fa così, avvocato convinto e convincente della ragione. Io mi sento di gridare: dove è la fede? Ecco, in questo convegno la fede, quella autentica, è stata presente. Chi l'ha espressa? L'ha espressa la signora Elda Scarzella Mazzocchi, fondatrice del villaggio della Madre del Fanciullo, una signora che oggi ha 95 anni e si è spostata da Milano per venire a Saronno a testimoniare la sua fede. Questa donna non è cattolica, ma all'età di 35 anni, quando ho avuto la responsabilità civile di accogliere le persone che venivano dall'estero e ritornavano in patria dopo la guerra, ha visto che molte di queste erano donne incinte o con il bambino, che non sarebbero state accolte nemmeno a casa loro per lo scandalo di un figlio nato fuori dal matrimonio. E allora ha avuto il coraggio civile, morale, religioso di lasciar perdere l'intera sua vita e dedicarsi ad accogliere lei queste persone. Ha fondato il villaggio della Madre del Fanciullo ed è stata citata come una delle 9 donne più importanti d'Italia per l'aspetto dell'accoglienza. E poi c'è quella fede che è in grado di accogliere quelli che vengono qui in cerca di lavoro, gli extracomunitari, in prima fila dei pacchi dono che sono stati fatti trovare a degli extracomunitari. Sulla seconda fila, ospiti del centro di accoglienza delle suore missionarie della Carità, che a Milano portano avanti l'iniziativa iniziata da Madre Teresa di Calcutta. Perché quando il cristiano accoglie solo il cristiano, anzi, quando il cristiano mette ai margini un cristiano che organizza un convegno così, anche qui io non trovo il termine per descrivere che tipo di gesto sia mai questo. È scandalo? È malinteso senso di cristianità? O è soltanto l'incapacità di uscire dal suo guscio, dalla sua cerchia limitata, per avere quel respiro universale, uno spirito che si rivolge all'uomo, all'uomo di tutta la terra, per il quale è l'ora che non si facciano più discorsi di quale sia la fede, perché la fede deve essere la fede nell'uomo. È Cristo che ci insegna la fede nell'uomo. È Cristo che dice: quando verrete da me e direte: io, Signore, sono venuto, ti ho pregato, ti ho invocato, Dio gli dirà: va via, non ti conosco. Sì, io avevo bisogno e mi hanno dato da mangiare, io avevo fame e mi hanno soddisfatto, avevo sete e mi hanno dato da bere. E invece oggi si verifica che io, per questa sofferenza di una Chiesa che è incapace a capire, assumo sulla mia carne e sulla mia sofferenza 38 giorni di digiuno, di penitenza per la mia fede. Io sono emarginato proprio dalla mia fede, che dice
che io sto andando contro la Chiesa. Io vorrei concludere dicendo che il resto del convegno, in cui si è parlato dei problemi più dettagliati, entrando nel merito della ragione, questo convegno è riuscito nonostante la scarsa presenza dei saronnesi, i quali, incerti, messi fuori della condizione giusta di capire l'esattezza delle cose, hanno diffidato delle buone intenzioni di questo convegno. Il primo al mondo, ma si sa, il primo tentativo al mondo è come un aratro che deve aprire un solco in un terreno che non è mai stato coltivato. L'aratro nelle piccole mani di un uomo che con lo sforzo delle sue mani, per di più rese pesanti da quasi 40 giorni di digiuno, tenta di aprirlo dissodando un terreno troppo duro per essere aperto in queste condizioni. La gente non è venuta. Quelli che credevo fossero i miei amici non sono venuti. Contro moltissime prove di amicizia date da me verso di loro, loro non sono stati in grado di capire quale tensione io abbia oggi nel mio cuore e io abbia avuta in questi giorni, tanto che neppure per misericordia umana hanno inteso giusto darmi quella espressione di pura solidarietà umana per lo sforzo che io sto facendo. A questi limiti si arriva quando proprio l'isolamento che l'enciclica tentava di far superare per un malinteso senso della giustizia delle cose è ribaltato, anziché una avvocatura, la Chiesa non fa l'avvocato, fa il pubblico ministero, cercando di trovare tutte le colpe per chi ha iniziato una cosa così. Tutte le colpe, perché quello che mi è stato addebitato in maniera non giusta è stata l'accusa di diffondere magari cose qui eretiche. Io avrei dovuto prima consultarmi con qualcuno per dire se le cose che sarebbero, per capire se le cose che sarebbero state dette in questo convegno fossero in linea o no con il cristianesimo. Ma l'enciclica parla e spinge i filosofi cristiani o meno, non solo i cristiani, doc, cristiani o meno, un pensatore che non è cristiano è abilitato dall'enciclica a dire la sua e ad avere l'avvocato della fede.